Ciao a tutti gli amici di Ximhardware.com e ben ritrovati ad un nuovo video unboxing. Quest'oggi andremo ad analizzare un nuovo dissipatore di un brand poco conosciuto in Italia. Stiamo parlando del Thermolab ITX30. Partiamo subito dall'analisi della confezione. Nella parte frontale troviamo il logo dell'azienda e il modello del dissipatore. Nel lato sinistro troviamo i socket in cui è possibile installare il dissipatore, e sono l'Intel LGA1155, l'1156 e anche l'1150, anche se non è riportato, in quanto i fori sono i medesimi del socket 1155. Sono riportate anche le dimensioni. Nel lato destro vengono riportati alcuni esempi di installazione del dissipatore come HTPC, MediaPC, Home Network Computer e così via. Nella parte inferiore della confezione è riportato, c'è cioè un sigillo adesivo che ne preserva l'integrità e riporta altre specifiche come il peso, il materiale e la ventola inclusa, che è da 80 mm ed è una PWM a 4 pin. Procediamo dunque all'unboxing del dissipatore. Subito ci troviamo di fronte a un manuale di installazione che viene riportato in lingua coreana, in quanto il brand è coreano. A noi non ci interessa il coreano, mentre è presente anche la lingua inglese, come possiamo vedere. Poi, ovviamente, nella recensione completa vi mostreremo le foto dettagliate dell'installazione. Procediamo ad estrarre il dissipatore, il quale è ospitato in una busta plastica. Procediamo all'apertura. Eccoci qui, un attimo si è bloccata. All'interno di questa busta è presente il dissipatore ospitato in una blister di cartone. Eccoci qui di fronte al dissipatore e al relativo bundle. Questo non ci interessa, ok. E quindi il bundle è composto da 4 viti con 4 rondelle plastiche che serviranno ad ancorare il dissipatore una volta montato sul socket. Ed eccoci qui di fronte al dissipatore vero e proprio della Thermolab. Come possiamo vedere, è realizzato interamente in rame, ha un corpo lamellare molto fitto ed una ventola da 80 mm con attacco 4 pin PWM, quindi sarà possibile regolare la velocità della ventola in base alle temperature che otteniamo all'interno del computer. Il dissipatore è dotato di due heatpipe che arrivano nella parte centrale del dissipatore. E nella parte inferiore è presente della pasta termica preapplicata. Non notiamo altre informazioni, cioè altri dettagli. Vi possiamo rimandare direttamente alla recensione scritta sul nostro sito www.extremehardware.com. Un saluto da tutto lo staff.